Ciao da Amedeo e Francesca. Oggi vogliamo dare un'occhiata a un altro smartwatch, per la precisione lo Huawei Watch Fit 2. Vediamolo insieme. L'obiettivo di Huawei è chiaramente quello di creare qualcosa che sia ben di più di un fitness tracker, forse qualcosa che si piazza a metà fra il vero smartwatch e un prodotto per gli sportivi. Design simile al modello precedente, cassa in materiale policarbonato e cinturino in silicone. La qualità sembra ottima al tatto, restituisce una sensazione di solidità e buona resa costruttiva. Pesa fra i 26 e 30 grammi ed è comodo da indossare. Sicuramente sembra un modello ben più costoso della sua versione precedente. Ha anche uno speaker incluso, in modo da poter rispondere alle chiamate senza dover per forza raggiungere il telefono. Questo smartwatch è disponibile in tre varianti, Active, Classic e Elegant, in base alle proprie esigenze. Il display è un AMOLED da 1,74 pollici, chiaro e luminoso da 336x480 pixel. L'interfaccia non è responsiva quanto Huawei Watch GT3, ma lo è a sufficienza per darci una buona esperienza d'uso. Supporta anche iPhone e iOS, anche se non è proprio stellare la compatibilità con i prodotti di Cupertino. Da notare che è anche resistente all'acqua fino a 5 atmosfere, il che lo rende adatto a chi va spesso in piscina ma non al mare. È circa il 18% più grande del suo predecessore, si nota parecchio sul vostro polso. A sinistra troviamo il pulsante per gestire le app. La parte fitness è ovviamente il cuore di questo dispositivo, che riesce a monitorare agilmente 10 attività non appena le iniziamo. Specializzato nella corsa, il nostro Watch Fit 2 ha comunque un sacco di categorie diverse di sport, che è possibile registrare e praticare. L'applicazione necessaria per l'uso è Huawei Health, la quale memorizzerà tutti i vostri dati per una consultazione immediata, ovunque. Il GPS ha un segnale molto rapido, il battito cardiaco è accurato, così come il consumo calorico e il livello di ossigenazione del sangue. Interessante anche il monitoraggio del sonno con tre distinzioni, leggero, pesante e REM. Il sistema operativo Harmony OS è agile e veloce con molte watch face e funzioni interessanti. Abbinandolo con uno smartphone Huawei c'è anche la possibilità di utilizzare l'assistente vocale Cilia. Concludiamo con l'autonomia di quasi 3 giorni con l'Always On attivo. Il prezzo poi è ottimo per il tipo di dispositivo che lo rende competitivo e interessante per chi non pratica sport a livello agonistico. L'user ideale di questo smartphone è infatti l'utente che passa da palestra a ufficio, che si allena con costanza dopo il lavoro. La musica e le chiamate sono solo un bonus in più. Lo trovate ovviamente a un ottimo prezzo su bpmpower.com assieme ad altri smartwatch di molte altre marche. Se vi è piaciuto il video non dimenticate di metterci un mi piace e di iscrivervi al canale. Ciao, alla prossima! Ciao!